Amici di Telemolise, oggi si chiude il mese mariano. Noi ci troviamo davanti al santuario dedicato alla Madonna del Monte per assistere alla messa officiata da Monsignor Bregantini. Quest'anno non è prevista la processione della statua della Madonna del Monte e non è prevista nemmeno l'infiorata, ma la devozione per la Madonna è sempre tanta. Restate con noi. Bregantini, 31 maggio, si chiude il mese mariano. È stato per tantissime parrocchie un mese meraviglioso. Tutte le parrocchie hanno creato eventi, momenti di preghiera, iniziative nelle campagne, capacità di creare legami meravigliosi. Quindi è un mese che si chiude in benedizione. Certo non c'è l'infiorata, e questo ci rammarica, però veramente possiamo dire che i fiori più belli li abbiamo sparsi nel cuore della gente e tra i vicoli del centro storico o le campagne nelle nostre case con grande abbondanza. La Madonna ha visto questi fiori, li ha apprezzati. Soprattutto abbiamo ascoltato l'appello del Papa, preghiamo perché Maria alla fine del mese ci dia la vittoria sulla pandemia e comincia a farcela vedere. Questo è il meraviglioso miracolo di questa sera. Un messaggio di speranza, quindi. Sì, non solo di speranza, ma anche di futuro, di coraggio, di decisione, di non temere, nel rispetto saggio dei vincoli e delle regole, perché non si può pensare che sia automatico. Tante cose sono nate perché il Molise è una gente seria. La prima regione italiana in bianco siamo noi e questo ci fa onore, come dicono tutti. Nello stesso tempo però ci impegnano a mantenere questo clima fino in fondo. Niente infiorata, niente processione, ma i fedeli sono sempre molto vicini alla Madonna. Non solo, direi che si perdono certe forme esterne e si guadagna una certa maggiore interiorità del cuore, si prega di più il rosario, la si sente più vicina, si fa meno chiasse, meno fuochi d'artificio, più preghiere nel momento della vita. E poi c'è un grande ricordo dei morti, veramente tutti i morti che abbiamo vissuto in questo tragico momento sono qui stasera. C'è tutta la realtà, il Cardarelli, la Cattolica, gli ospedali, gli incidenti, tutto qui raccolto. È veramente commovente. Fratelli e sorelle carissimi, è sempre più grande la gioia di avere Maria tra di noi. Ne abbiamo sperimentato l'ansia in questi giorni di pandemia, la paura, le mille limitazioni. Abbiamo tanto pregato in unione col Papa. Ricordate ogni giorno un luogo diverso del mondo, ogni giorno un pezzetto del sinodo, ogni giorno un'intensa prece che saliva al cielo perché la pandemia potesse finire. E noi dobbiamo dire grazie a Maria perché è la prima zona bianca in Italia, insieme ad altre, ma con particolare attenzione a questo dono. Non può essere casuale, a mio giudizio è anch'esso un segno del Signore,
tramite Maria. È un segno anche della vostra responsabilità, dell'attenzione che avete avuto all'osservanza delle norme, ma ancor più della fiducia che avete dato all'esperienza umana, spirituale. Avete detto: Signore, tu combatti con noi contro la pandemia, tu ci sei accanto, non resti in cielo a giocare, ma stai con noi, ti metti dalla parte nostra, diventi con noi alleato. Questa è la dimensione con cui abbiamo affrontato, in termini correttamente teologici, la grande sfida della pandemia. Siamo con Fra Francesco, studente cappuccino. Oggi, 31 maggio, si chiude il mese mariano. Che significato ha il mese di maggio per la città di Campobasso? Beh, per la città di Campobasso il mese di maggio è una devozione particolare verso la Madonna del Monte, che i campobassani venerano come loro protettrice. Quindi c'è questo legame che lega i campobassani alla Madonna fin dai tempi antichi. Infatti sappiamo che l'incoronazione della Madonna è avvenuta proprio nel 1905. Qui la devozione è una devozione semplice, fatta anticamente dai contadini che venivano di mattina presto alle 4, recitavano il rosario per strada, qua un altro rosario qui in chiesa con la Santa Messa. Questa cosa si ripete ancora oggi, anche se non vediamo pure l'apporto delle nuove generazioni, però le vecchie generazioni sono ancora radicate in questa tradizione e devozione alla Madonna. Forse i campobassani sentono molto vicina la Madonna, e proprio il punto di riferimento che la chiesa è sopra la città, sul monte, sulla collina, è come se la Madonna fosse per i campobassani un faro. Alzano lo sguardo durante la giornata, da molti quartieri si vede la chiesa, quindi molte signore anche dicono, molte persone dicono: io vedo la chiesa, penso la Madonna e prego la Madonna. Quindi c'è questo forte legame che Campobasso ha con la Madonna. Che significato ha assunto quest'anno il mese di maggio, considerato il periodo? Veniamo da un anno molto complicato a causa del Covid. E ha significato molte restrizioni, quindi la chiesa per i posti limitati è stata sempre piena in questi giorni, anche la mattina alle 6 con la tramessa delle 8 mattutina. Certo, il popolo di Campobasso avrebbe voluto la processione con l'infiorata per vedere la Madonna assente, diciamo, dall'anno scorso anche in mezzo alle strade di Campobasso. Certo, forse è stato anche per i campobassani un momento per chiedere ancora di più la protezione verso Maria, quindi un atto per affidarsi ancora di più a Maria, questa mamma che ci prende, ci accoglie e sicuramente ci aiuterà in questo periodo brutto. Quindi i campobassani sono venuti, ho potuto vedere in questi giorni, anche ultimamente, come anche fino adesso, questo 31 di maggio, campobassani ogni ora, gente, se vediamo i fiori che hanno portato la Madonna, è piena di fiori, di ceri, quindi possiamo proprio sperimentare che i campobassani chiedono alla Madonna la loro protezione, la sua protezione. Ci troviamo nel bellissimo santuario dedicato alla Madonna del Monte. Raccontiamo un po' la storia di questa chiesa. La storia della chiesa, la chiesa nasce con il castello, sicuramente perché ha origini medievali ed era anticamente la cappella privata dei Monforte, quindi la usavano anche come luogo di sepoltura, e quindi era nelle mura del castello. Con il passare del tempo la chiesa è diventata della diocesi, prima di arrivare i frati cappuccini era gestita dai preti, dal parroco della cattedrale. Nel 1905 il vescovo l'affidò ai frati cappuccini, e quindi i frati cappuccini l'hanno trovato un po' in condizioni, diciamo, non buone, quindi poi hanno rifatto la facciata, hanno rifatto il campanile che era davanti, l'hanno spostato dietro, hanno commissionato gli affreschi che vediamo in chiesa, che sono del maestro molisano Trevisonno, sicuramente sono stati fatti dopo il 1905.
E quindi poi in questi anni, nei primi anni in cui i cappuccini sono arrivati, è stato anche in questo santuario la presenza di San Pio da Pietrelcina, che dalla vicina Sant'Elia Pianissi, dove lui era studente, fu mandato proprio qui il mese di maggio per aiutare nelle celebrazioni i frati che erano qui. Però è stato per ben due volte qui, con la permanenza di un mese in ogni volta che è stato qui. Quindi ci sono gli affreschi, c'è la cappella dedicata a Padre Pio e c'è la statua della Madonna del Monte. Sì. La statua della Madonna del Monte sì, è di origine anche medievale, perché è stata fatta sicuramente quando è stata costruita la chiesa. Quindi dall'inizio la chiesa è stata dedicata alla Madonna del Monte, anche se il titolo che aveva prima la chiesa era di Santa Maria Maggiore. Poi questo titolo è stato passato alla cattedrale, quindi e qui è rimasta come Santa Maria del Monte, proprio perché la Madonna si trova su questa collina che è il monte che sovrasta Campobasso. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.